Una trentina di Novax del gruppo Veneto No Green Pass ha contestato a Padova l'arrivo del professor Fabrizio Pregliasco, docente di igiene all'Università degli Studi di Milano, in prima linea nella lotta al Covid. Il virologo era in città per partecipare al Festival della Scienza e dell'Innovazione, dove ha parlato dei superbatteri come minaccia da combattere. E abbiamo però oggi armi a disposizione. In particolare abbiamo molti antibiotici, però sono armi che rischiano di perdere il filo, perché ogni volta che usiamo un antibiotico è come una lama che perde il filo. Quindi la storia di un libro che ho scritto con Paola Arosio fa vedere come è stata la progressione di questa scoperta, delle persone che le hanno contribuito, di quelli che hanno sofferto, ma soprattutto per mettere in evidenza questa necessità di uso responsabile dell'antibiotico. Il professor Pregliasco, che da anni subisce gli attacchi dei gruppi Novax, ha commentato anche i recenti studi sugli effetti dei vaccini anti-Covid. Ogni farmaco, ogni attività medica ha dei rischi e dei benefici. Credo che tutti gli studi dimostrino che ci sono stati benefici enormi in termini di riduzione di mortalità, di complicanze e soprattutto di ritorno più veloce alla vita normale. Il vaccino non è stata la panacea, non ha risolto, ma ha ridotto sicuramente quell'impatto di sanità pubblica che sarebbe stato più pesante. Lo sapevamo sin dall'inizio, sono stati anche valutati, ma davvero miliardi di dosi evidenziano degli eventi avversi rari, ma ce l'ha anche l'aspirina.